qui c'è un poderoso angolo del street food, veramente c'è qualsiasi cosa che si possa mangiare in Thailandia, anche qua a prezzi assolutamente contenuti, e c'è anche questo spettacolo di definirei Thai Classical Dance, che secondo me è molto bello, l'avevo visto qualche anno fa, tra l'altro sul canale c'è forse un video nel quale lo facevo vedere, ma lo rivediamo oggi molto volentieri. Mi avvicino un po'. Allora, buongiorno ragazzi, dopo questa notte a Chiang Rai, questa mattina andiamo a Chiang Mai. In questo momento sono al bus station Terminal 1, che è da dove partono gli autobus. Da qui appunto prendiamo l'autobus per Chiang Mai, tempo di percorrenza più o meno 3 ore, 3 ore appunto per raggiungere Chiang Mai. Il biglietto lo abbiamo acquistato per circa 310 baht a testa, quindi più o meno 8 euro, e come vi dicevo appunto il viaggio dura circa 3 ore. Qui al bus terminal, come vedete, ci sono dei posti per sedersi, ci sono dei piccoli convenience store, c'è un po' di gente, lì in fondo c'è la biglietteria per chi non ha ancora il biglietto, non c'è una grande coda. Di qui di autobus, tipologie di autobus ce ne sono diversi tipi, alcuni abbastanza vecchiotti, altri un pochino più carini, non so come sarà quello che prenderò io, ve lo faccio vedere sicuramente dopo. Qui appunto vi facevo vedere, c'è qualcuno in attesa, e quindi insomma un bus terminal è carino perché ha fatto vedere anche quel murale in fondo, ce ne sono anche altri, comunque ci sono tanti posti a sedere, quindi insomma si può aspettare tranquillamente. In questo momento sono le 9.39, il mio autobus da biglietto dovrebbe partire per le ore 10, quindi siamo leggermente in anticipo. Il tratto di strada dal mio albergo al bus terminal è circa 800 metri, insomma col bagaglio oggi in questo momento Chiang Rai fa abbastanza caldo, insomma si è fatto sentire, però insomma qui siamo arrivati e adesso appunto ci facciamo questa piccola attesa, magari se trovo mi bevo un caffettino. Lì c'è immancabile il bagno, che è ovunque in Thailandia, e niente, diciamo che arriviamo a Chiang Mai, poi vi farò vedere insomma dove siamo, in che albergo siamo, e insomma passeremo qualche giorno a Chiang Mai, dove c'è sempre tanto da fare, e sicuramente insomma troverò il modo di farvi vedere qualcosa sempre qui sul canale. Intanto ovviamente vi ringrazio e ci sentiamo poi al prossimo aggiornamento. Qui sono organizzati che a ogni platform, quindi a ogni binario tra virgolette dove c'è il pullman, c'è sempre la stessa destinazione, infatti se mi giro vi faccio vedere, sul 12 c'è sempre l'autobus per Lampang, mentre al binario 13, che è questo che state vedendo in questo momento, e al 14, che è quello dietro, ci sono sempre gli autobus per Chiang Mai, quindi sicuramente da uno di questi due partirà l'autobus che so per prendere appunto per Chiang Mai. Come dicevo, la giornata è parecchio soleggiata, fa caldo, e insomma adesso sono qui rifugiato un po' all'ombra, dove sta meglio. Ci sono anche un po' di sonteo, un po' di tuk-tuk pronti a raccogliere, a smistare chi arriva con il pullman poi verso gli alberghi. Tendenzialmente, come consiglio, diffidate dai tuk-tuk che ci sono ai bus terminal, perché sono sempre un pochino cari, però è vero che a volte non ci sono alternative, quindi considerate anche questo è un bus un po' vecchiotto che va non ho visto dove, e poi c'è questo qui rosso che secondo me va a Lampang o a Huiankén. Comunque ok, adesso aspettiamo il pullman, eccolo qui il pullman per Chiang Mai, bello nuovo, grande, sicuramente aria condizionata, molto meglio di quello che mi aspettavo. Quindi adesso saliamo, poi ve lo faccio vedere un pochino là dentro, Chiang Mai nel Thai.
Allora ragazzi, dopo quasi 3 ore di pullman siamo arrivati a Chiang Mai, sono le 4 del pomeriggio, tutto bene, diciamo un pullman viaggio confortevole, adesso ci facciamo un giretto qui per Chiang Mai, diciamo che è grosso poi le bancarelle, night market e tutto il resto, lo vedremo stasera dalle 6 in poi, tanto ci facciamo questa pari passeggiatina, qui c'è un bel KFC. E niente, qui dai, facciamo questi 4 passi, poi sicuramente più tardi quando c'è il night market faccio qualche ripresa. Il nostro albergo è a 500 metri, poi magari vi lascio in descrizione il nome dell'albergo. Ho trovato veramente un'ottima offerta perché l'albergo, rispetto a quanto l'ho pagato, è veramente bello. Ma ripeto, si chiama Star Hotel Chiang Mai. Tramite Booking ho trovato una super offerta, veramente 4 notti 99 euro, insomma l'albergo è molto bello. Tra l'altro l'albergo, siccome in questo momento ha la palestra, se non ha la palestra in posizione, si consente di andare nell'albergo di fronte, dove hanno anche la palestra, ho fatto così, qualche esercizietto, poi ha una bella cucina, poi ripeto, nei prossimi giorni, se ci fermiamo qui qualche giorno, vi faccio vedere qualcosa in più. Intanto, comunque, oggi e adesso siamo a Chiang Mai. Ciao ragazzi, allora eccoci qua in giro per il Night Bazaar qui a Chiang Mai. In realtà parlavamo prima con qualche venditore qui, che ci diceva che essendo lunedì sera c'è un pochino meno di bancarelle, però c'è comunque abbastanza gente e qui gli odori sono belli forti e beh, ora di cena, quindi insomma la gente comincia da fare, c'è anche un po' di musica dal vivo. Questa è in questo momento Chiang Mai, dall'altra parte del mercato devo dire che comunque c'era abbastanza gente e quindi insomma tanto vi lascio con questa visione appunto di questo street food che in realtà sono appunto qui a Chiang Mai. E quindi intanto questa è la situazione. Mm-hmm.